Atletico Madrid, parla Simeone, grande sforzo del club, sappiamo ciò che vogliamo. Domani sera alle 20:15 l'Atletico Madrid farà il suo esordio nella Liga giocando contro il neopromosso Girona, prima della 3 sfide consecutive che i colchoneros giocheranno fuori casa per via del completamento dei lavori nel nuovo stadio metropolitano. La squadra di Simeone si presenta ai nastri di partenza del nuovo campionato identica a quello scorso a causa del blocco del mercato imposto dal TAS fino a gennaio. L'Atletico però si è portato avanti acquistando Vitolo dal Siviglia e parcheggiandolo al Las Palmas mentre si sogna il ritorno di Diego Costa. L'acquisto più importante, forse, si chiama Antoine Griezmann con il francese prima molto vicino al Manchester United e poi obiettivo del Barcellona. Simeone lo sa bene e, in conferenza stampa, ringrazia subito il club e la dirigenza per il lavoro svolto. Il club ha fatto un grande sforzo per mantenere questa squadra. Sono rimasti giocatori chiave della Liga. E questo è un buon lavoro del club. Non potevamo acquistare e questo lo ha visto come una nostra debolezza, ma che è il lato positivo che ci conosciamo bene. E su Diego Costa aggiunge, il concetto è chiaro, non è un nostro giocatore. Ci interessa solo il Girona, viviamo per i 3 punti. Domani l'esordio contro il Girona. Una neopromossa da non sottovalutare per il Sciolo, e una squadra ordinata che ha perfettamente in testa una propria idea di gioco. Contro il Manchester City hanno giocato bene e, per me, le squadre piccole sono più pericolose e difficili da affrontare. Questione di motivazioni per Simeone che non vuole steccare alla prima di campionato, non sono un tipo di molte parole, la realtà è quella che conta e le motivazioni. Abbiamo le stesse motivazioni del Girona, la stessa passione e la stessa fame. La voglia di vincere è la stessa per entrambe le squadre ma noi dobbiamo partire forte per dire la nostra in questo campionato. Infine, un pensiero per le vittime dell'attentato di Barcellona, è stato un giorno durissimo per tutti quanti, per tutto il mondo e non solo per la Spagna. Provo molta tristezza ed esprimo tutta la mia solidarietà alla città di Barcellona e le sue vittime, chiude così Simeone.